splendore della franca mattina. Vicende, dissidi, tumulti, duelli, storie di eroi, di vinti e ribelli, di nobili, duchi, di popolani, di cavalieri in armi e di cortigiani. La storia di un feudo che passa di mano alla gloriosa casacca del regno napoletano. Di quale parliamo? Ma dei caraccioli pisquizzi, e di altri se no? La stirpe eccelsa del leone rampante, emblema regale della casa regnante. 13 duca governarono Martina, dopo gli anni della fondazione angioina. 3 secoli in perpetuo ducato, prima che il feudalesimo venisse abrogato. Ma chi tra trame ordito ne tesse la tela? Quali nomi altisonanti ne tracciarono l'impronte? Fu Pietragone III nel 1507 con la sua investitura a dare inizio alla grande avventura. Ma eccoli, i caracciolo, nella loro imponenza, in abiti principeschi e magnificenza, nella sala dei duchi dove la quadreria ne esalta di alcuni la gloriosa genealogia, nei dipinti degli antenati da Pietragone V commissionati. Don Pietragone V, Don Pietragone II, Don Sergiani, Don Ricciardo, Don Carlo, Don Giovan Battista, Don Giacomo, Don Ferdinand Giovan Battista, Don Pietragone I. Ma del vero qui fra i cortigiani scorgo qualcuno dei nostri sovrani. Francesco I, settimo duca di Martina e l'amata consorte, Beatrice Caracciolo, duchessa di Corte. Che dire del nostro regnante, abile spadaccino e duellante, soppressore a Napoli del rivoltoso Masoliello e a Martina del ribelle capo di ferro. L'ottavo duca, Pietragone V, che da cugino a Martina trasferì la sua residenza, amministrando il feudo con assoluta veemenza. Lui che sulle rovine del castello medievale nel 1668 avviò la ricostruzione del palazzo ducale. Al suo fianco, Don Aurelia Maria Italiana, dama d'eccellenza e di nobili natali. Duca Francesco II, nono duca, che nel 1747 pose la prima pietra per la ricostruzione della collegiata sotto la guida dell'arciprete Chirulli Isidoro, autore dell'Istoria cronologica della Martina amata. Pietragone VI, decimo duca, e Isabella d'Avalos, duchessa regale, il cui nome risuona ancora nelle nobili sale. Duca Francesco III, undicesimo duca, che per celebrare la famiglia ducale commissionò la decorazione delle nobili sale. Altarella che con grande maestria ne ritrasse i duchi in scorci campestri, bel canto e poesia. Fu il 700 l'apice della Rinascenza che portò la franca Martina al barocco e rococò. Con Placido Caracciolo, tredicesimo duca, detto il duchino, la casata feudale vide il suo declino. Gli stati feudali a soli 11 anni ereditati dai debiti del padre, Pietragone VII, ahimè, erano gravati. Il 17 marzo 1799 Martina subì il sacco della città, ma l'8 aprile del 1799 poté piantare finalmente l'albero della libertà. Nel 1806 la legge abolì ogni diritto feudale e il titolo di duca restò solo come predicato nominale. Ebbene sì, un'altra pagina di storia si conclude così, con un pizzico di malinconia per la triste fine di questa grande dinastia. Ma la storia vive e perdura nel gusto dell'arte e nell'architettura. E dopo questa splendida rievocazione rivissuta con grande passione, la corte a voi tutti si inchina. Onore e gloria ai duchi di Martina.
simpatico. Cinzia ha avuto la maestria di raccontare la storia di ben tre secoli. Mattia, i lupi, i personaggi più importanti. E questo è un luogo che raccoglie praticamente tutta la storia di sé. Voi siete personaggi di varie epoche. Oggi celebreremo un evento particolare a cui darò un attimino di rilievo e lo farete anche voi. Le rivisitazioni sono difficili, perché si può cadere in errori storici, però la maestria della vostra associazione è proprio quella di aver messo insieme tanti eventi storici di vari secoli. E noi siamo qui in un palazzo che raccoglie veramente la storia dal 300, perché è costruito sul vecchio castello, il castello Orsignano del 1338, e l'epigrafe proprio sul portale sotto la balconata ci dice che Pietragone V nel 1668 buttò giù quel castello, che non era altro che una torre, un po' molto simile alla torre della campanile di San Martino. Quindi è anacronistico oggi ricordare la storia del 1647, quella di Antonio Montanari, il beccaio, il macellaio, chiamato da tutti Capo di Ferro, e lo vedremo poi fuori, sul Sagrato di San Martino, perché in realtà il Palazzo Ducale non c'era, quindi c'era quella grande torre, torre di Ruta. Però Pietragone V e soprattutto suo padre, Francesco I, che è qui tra di noi perché c'è stata la presentazione di Cinzia e di tutti i personaggi, Francesco I fu un personaggio fondamentale in quell'evento. Il 7 luglio 1647 scoppia a Napoli una rivolta. Tommaso Aniello, che è un pescivendolo, rivendica che cosa? Diritti. Voi immaginate che allora erano costretti a pagare la gabella anche sulla frutta, che era il cibo gratuito, potevamo mangiare i poveri. E quindi scoppia questa rivolta che a macchia d'olio arriva in tutti i territori e arriva anche qui. È Antonio Montanaro, Capo di Ferro, insieme a chi? Insieme a Nicola Antonio Blasi, un nobile, antiducale però. Si uniscono e anche loro fanno partire la rivolta, quella rivolta che a Napoli fu chiamata la rivoluzione partenopea. Però mentre a Napoli Masaniello, dopo pochi giorni, muore e Gennaro Annese prende in mano la situazione, qui a Martino a Capo di Ferro continua la sua rivolta, riesce nel suo impegno fino al 1651, muore nel 1651, quindi voi immaginate. Ma i duchi, quale ruolo hanno? È Francesco I, Caracciolo, che ha un ruolo fondamentale, perché il viceré di Napoli ovviamente deve sedare le rivolte
e chiede aiuto a Francesco I, che ha un ruolo fondamentale. Riesce a sedare la rivolta in tutti i territori, anche a Martina. A Martina diciamo proprio tardi. Prima controlla tutti i territori. E qua noi oggi stiamo ricordando un evento, probabilmente all'epoca, non probabilmente, è sicuro, all'epoca qualcuno ha fatto quello che oggi state facendo voi, ricordare un evento. In che modo? Dipingendolo. Infatti Petracone V, quando costruì questo palazzo, realizzò il primo appartamento destinato alla sua famiglia, non qui, giù, a pian terreno, il quarto delle colonne. E lì le pareti sono dipinte a tempera come queste e ci sono dei medaglioni dove vi è rappresentata la storia di Francesco I che riesce a sedare la rivolta in tutto il nostro territorio. Quindi è proprio il figlio, Petracone V, che decide di ricordare questo evento. Le sale del piano nobile, queste, furono realizzate in realtà molto più tardi, nella metà del 1700, però noi oggi siamo qui per ricordare eventi che hanno sì tanti anni di differenza, ma che poi alla fine servono per celebrare la nostra identità storica. Grazie. Adesso l'intervento dell'assessore Carlo Di Finale. Buongiorno, grazie a tutti. Sarò breve e meno puntuale di una storica come Cristina Ancona. Il mio ringraziamento è istituzionale e anche cittadino, perché siamo certi come amministrazione che questi eventi, in modo, potremmo dire, più aperto e più trasversale, vengono vissuti dalla cittadinanza in modo più diretto. Quindi voglio ringraziare l'associazione che si è fatta carico di questa minuziosa ricostruzione degli abiti, e quindi non mi dilungo ulteriormente, augurandovi a tutti buon lavoro, anzi buon divertimento, mi verrebbe da dire, perché tramite il divertimento e un po' di spensieratezza oggi ripercorriamo, come si diceva prima, la nostra identità culturale. E penso che questo sia un obiettivo importantissimo per portare alle nuove generazioni che, viva Dio, vedo qui in sala e vedremo anche giù, un po' di quella che è la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra storia, che va ovviamente difesa. Quindi adesso aspetto il prossimo passaggio, desideroso di vedere i volti stupiti di turisti e cittadini. Quindi grazie e buon divertimento. Come diceva l'assessore, dopo il primo passaggio passiamo invece la chiosa al sindaco Gianfranco Palmisano. Grazie, no, semplicemente per ringraziare l'associazione, che so perfettamente che con tanto sacrificio, abnegazione, passione porta avanti questo tesoro, perché io lo chiamerei veramente un tesoro. Quindi grazie, noi ci saremo, continueremo a esserci, dobbiamo cercare di far crescere sempre di più questa iniziativa, perché è fondamentale sapere da dove veniamo per decidere tutti insieme dove vogliamo andare. Quindi grazie e buona giornata. Grazie. Possiamo se girare.
Thank you.
Silvio, dove ci fermiamo? Di avanti? In piazza Maria? Forza di là.
di comune. Sì, aspetta, no, aspettiamo un attimo che se ne vanno anche gli altri, che stanno, ci sono movimenti ultimi che non conoscevamo. No, vi potete spostare, sì, sì. Andate dietro. Thank you.
che livello di nobiltà siamo? Come? Che livello di nobiltà? Noi siamo la caracciola ancora non arriva? Caracciolo sono io. Oh, piacere! Ho messo tempo per incontrarla. Sono oggi una giornata fortunata, sono lieta. Sì, sì, sì.
lascio andare in fretta, vai.
veloce, no? Ok, fermiamoci qua, così abbiamo il riscaldamento un po' moderno, però... Amati concittadini, gentili turisti che ci onorate con la vostra presenza, benvenuti a questa splendida manifestazione che è una rievocazione storica fedelissima di alcuni avvenimenti della Franca Martina di qualche secolo fa, del 1647. A nome delle associazioni Terra Martine, del Castrum Vetus e della Pro Luogo, di ambedue mi onoro far parte, vi porgo il più sentito ringraziamento per questa bella partecipazione. Era in animo di queste associazioni di inventare una manifestazione di popolo, perché di popolo si tratta, e devo dire che il risultato è stato egregiamente raggiunto. Quest'oggi narriamo l'epopea di una casata, quella dei Caracciolo, che per tre secoli ha interessato Martina Franca, la nostra città, e parte di questo feudo. Il 1647 rappresenta una data chiave per lo schema storico che si andò a sviluppare successivamente. E questi avvenimenti vengono raccontati soprattutto grazie alla maestria di un laboratorio di sartoria che con grande rigore scientifico ha recuperato questi vestiti, li ha creati da zero e quindi con un grandissimo impulso al nostro portato culturale di martinesi ha creato queste realizzazioni meravigliose, per cui chiedo un applauso non molto fragoroso perché c'è la messa, ma chi ha realizzato questi splendidi costumi merita veramente tutto il nostro applauso. Il motivo principale di questa manifestazione è quello di contestualizzare storicamente quello che tre generazioni di intellettuali e storici martinesi ci hanno regalato. Tre generazioni di intellettuali che ci hanno dato veramente il massimo e ci hanno consegnato la storia fedele, puntuale, rigorosa e ricostruita scientificamente del nostro popolo, ma soprattutto delle vicende del Ducato, della famiglia Caracciolo. Importantissime perché con l'avvento della famiglia Caracciolo a Martina Franca si apre uno scenario nuovo che porterà alla attuale configurazione architettonica della nostra città e la sua organizzazione antropica. La bellezza di Martina Franca è nata sugli sviluppi di questa vicenda che stiamo narrando quest'oggi. Allora il messaggio qual è? Dopo che questi intellettuali ci hanno consegnato la storia, dobbiamo raccogliere il testimone di queste vicende per tramandarle ancora nel tempo alla luce dei grandissimi progressi che l'umanità compie in materia di comunicazione e quindi dobbiamo
vogliamo raccontare, soprattutto alle giovani generazioni, ma con un sistema diverso, quella che è la storia meravigliosa e gloriosa della nostra città. E quindi siamo qui, in questa bellissima cornice, siamo sotto il monumento più rappresentativo della nostra architettura, e non ci potrebbe essere cornice migliore per rievocare i fatti. Quella che vedete alle mie spalle è, diciamo, la parte nobile della città, che nel 1647 non se la passava così male, ma in realtà ecco dove gli sforzi dell'associazione diventano reali e si fanno storia. Dobbiamo raccontare come tutta questa vicenda che stamattina abbiamo visto in parte sotto il Palazzo Ducale si svolge in un periodo in cui in tutta l'Italia meridionale e in tutto il Regno di Napoli boati di rivolta si riverberavano da Napoli fino a Otranto, perché c'era una situazione socio-economica non facile per quei tempi, e le gabelle che venivano applicate sul popolo erano veramente dure e insostenibili, e questo decretò una rivolta di popolo che trovò nella figura di Masaniello a Napoli il punto focale di un sommovimento di popolo che è rimasto nella storia. L'abbiamo studiato tutti nei libri di storia, e la figura di Masaniello è rimasta nella nostra memoria. Quello che avvenne a Mertina non fu per intensità minore rispetto a quanto accadde nel Regno di Napoli, anche perché c'era una situazione geopolitica delicatissima. Dovete immaginare che il Regno di Napoli era fortemente osteggiato dal potere francese, che intendeva ritornare in sella nel Regno delle Due Sicilie, da dove era stato spodestato. E Madrid, diciamo, guardava con grandissima preoccupazione quello che stava accadendo. In realtà i francesi provarono ad incunearsi in questo momento difficile, in questa ansia di difficoltà del Regno di Napoli, ma non riuscirono, anche perché fu proprio Francesco I Caracciolo uno dei protagonisti della controffensiva del Regno di Napoli. E quindi oggi noi vi narriamo quello che è successo a Martina, dove il nostro Masaniello fu appunto Vito Antonio Montanaro, meglio conosciuto come Capo de Fer, Capo di Ferro, che ha fatto bene, prima è stato definito un beccaio, un macellaio, perché la storia non è sicura se fosse un beccaio o un fabbro. Noi l'assumiamo come beccaio, e ringraziamo anche il campanile che ci ricorda l'orario, un classico di queste manifestazioni. A Martina in quel periodo successe veramente di tutto. Successe che Capodiferro riuscì ad allestire un movimento di popolo, un movimento di rivolta che partiva dal basso, dalle fasce meno abbienti della popolazione, che erano ormai stufe dei trattamenti ricevuti, e anche qui dilagò il moto popolare contro il potere precostituito. E cosa successe? Successero delle cose che adesso vedrete dal vivo, quando introdurremo questi bravissimi figuranti che sono stati coordinati meravigliosamente dal maestro Emanuele Loconte, che cura la regia di questo avvenimento. Che cosa successe? Successe che parecchi martinesi se la videro brutta. Il governatore ducale De Renzis fu costretto
a travestirsi da frate per fuggire di notte e salvare la pelle. La stessa sorte purtroppo non toccò al dottor Francesco Turnone, che apparteneva a una nobile casata molto vicina alla, ai Caracciolo, e il dottor Turnone fu meno fortunato perché fu scaraventato, pensate, fu un momento cruento, dal finestrone del convento di San Domenico, che è qui vicinissimo. Quindi questa mattina siamo nel cuore della storia, nei luoghi della storia. E altre vittime illustri, altri personaggi importanti per Martino di quell'epoca, il tesoriere Pietro Filomena, Girolamo Giuseppe La Sorte, alcuni guardiani delle foreste del Duca. E quindi tutto questo durò un certo periodo, il che consentì a Capodifir, capo di ferro, di prendere realmente il potere, non solo esecutivo ma anche amministrativo della città. E qui c'era l'università, che era l'attuale consiglio comunale, diciamo, e gli consentì di... Sì, ho spoilerato perché mi avete chiesto di fare quello, grazie. E quindi ci fu la risposta veemente di Francesco I Caracciolo, duca di Martina Franca, che era uno che non si faceva saltare facilmente la mosca al naso. Nel nostro dialetto diremmo che era un elemento lupic malosangoso, era un uomo dal forte temperamento, aveva un carattere molto forte, tant'è che riunì una bella task force di militari professionisti, partì alla volta di Salerno, dove i francesi tentavano di incunearsi nel regno di Napoli, li respinse, poi tornò giù e arrivò fino al Salento, passando poi per l'Alta Murgia, e fece un lavoro di recupero non indifferente, veramente impressionante. E che cosa fece Capodiferro? Capodiferro purtroppo, una volta compresa la portata di questo recupero delle truppe di Francesco I Caracciolo, si dette alla macchia, si ritirò e finì a Conversano tra le braccia del più grande nemico di Francesco I Caracciolo, il famoso Gian Girolamo Acquaviva, duca di Conversano, famosissimo guercio di Puglia. Ecco, e lì però poi, a conferma del fatto che Francesco I non era una persona che passava tranquillamente sulle vicende che gli accadevano, fu archibugiato con dei bei pallettoni molto grossi di piombo rovente dai sicari del duca. E questa, diciamo, questa brutta fine del nostro eroe popolare chiude questa vicenda e apre la strada ai successori di Francesco I, Petracone V, come è stato ricordato prima, che poi dette vita a questo meraviglioso palazzo ducale da cui siamo partiti questa mattina, e dette vita alla Martina così come la vediamo, più o meno come la vediamo oggi, con questa sua architettura spontanea, popolare, ma soprattutto meravigliosa, immersa nel rococò. E concludendo questo mio intervento, sperando di non essermi dilungato troppo, rivolgo il più sentito ringraziamento all'amministrazione comunale, al sindaco che è il nostro ospite questa mattina, all'assessore Di Lonardo che lo accompagna. Sono stati presenti dal primo minuto di questa bella avventura culturale che si inserisce nel flusso della nostra storia. Li ringraziamo di cuore e soprattutto ringraziamo anche i nostri amici figuranti
e il maestro Emanuele Lo Conte, che nella vita si occupa di teatro. Io lo prego di venire qui accanto a me perché vorrei fosse lui. Salutiamo il maestro Emanuele Lo Conte, complimenti per il lavoro che hai fatto, e lascio a te il compito di ringraziare questi eccezionali attori e figuranti. Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, ringraziamo chi sarà, chi farà l'attore in questa parte della giornata. Intanto, quindi, voi vedrete, perché adesso ancora non sono usciti quelli che di cui dobbiamo stare attenti, perché usciranno con i forconi, infatti. Allora, ringraziamo quindi tutti il gruppo dei popolani dell'associazione Castrum Vitae Terra Martina, che vedrete tra un po'. Poi ringraziamo i popolani sempre dell'associazione Chitros, guidati da Egidio Ippolito. Poi abbiamo il gruppo di Crispiano, Crispiano barra Manduria, se non sbaglio. Poi ringraziamo il gruppo delle ragazze del Maiorana, grazie anche alla rappresentanza della professoressa Don Pietro, che dovrebbe stare qui. E poi abbiamo Capo di Ferro, quindi Antonio Montanaro, interpretato da Angelo Cervellera. Abbiamo Don Colantuono, interpretato da Vito Caliandro. Abbiamo la cantastorie Cinzia Castellana, il duca Francesco I Marino Saracino, Don Isidoro Chirulli, Filippo Lisi. È tutto il gruppo che abbiamo qui dei nobili, il gruppo dei ballerini che ci hanno deliziato col minuetto, e penso di aver ringraziato tutti, Agostino Convertino che ci ha introdotto la situazione. Che dici? Possiamo andare? Ok, passo il microfono a Cinzia Castellana. Sì, ultima, non ultimi. Ringraziamo tutti gli sponsor. Ovviamente dell'associazione Terra Martina e Castrum Vita, e dobbiamo ringraziare la presidente Alba Mannara, che abbiamo qui. Io ringrazio questo pubblico, innanzitutto, che è qui presente, e non faccio che non ringraziare anche tutti quelli che mi hanno dato una mano in questa cosa, dal primo, dal più piccolo al più grande. Non faccio i nomi perché siamo tanti, però ringrazio anche Manuele che ha accolto la nostra offerta a fare questa cosa qui e ci ha guidati. Vi ringrazio tutti. Bella accesa. Duca Francesco I Caracciolo. A me mi conosci? Ci conosci, politico. Ora conosci che più nobile da me. Più nobile da me. E anche su Antonio Montanieri.
ovvero tutti mi chiamano Tuton che è mio figlio. Omosì! Omosì! Perché no, gruppo? Ime! Ne muci usciamo! È vero! E tu? Ci affacci? Ti va a chiamare un prestano? Tu porti lo so, va a catti in viso, va a catti in volere, a fascia, premi in viso, in viso mi servava da andare, che va a mettere un ghiacciere! E mi vuoi, sa, nella cattaglia, no, no, deixa il nuovo volere, va da te, deixa il nuovo, ma c'è cosa? A questo in acqua ci potevano fare manco un pene. E da papà a te, ma adesso, ogni volta che mi andiamo a mascherare un re, ogni volta che mi andiamo a mascherare un re, mi fai la testa a te. Certo, cama di cottar fatta. Era il 12 marzo del 1646 quando Francesco I Caracciolo, settimo duca di Martino, riscattò la proprietà assoluta di tutti i mulini di Martino e, travolto da un insano gioco di potere, impose un ingiusto aumento sulla tassa del macinato. Questa situazione di monopolio ducale, che tra l'altro impediva ai privati il commercio del grano e della farina, portò al controllo fiscale persino del pane. L'esosità della gabella imposta scatenò un malcontento generale. La rabbia covava da tempo e la scintilla arrivò da Napoli, dove il pescivendolo Masaniello, nella piazza del mercato, aveva sollevato una sommossa. E così come a Napoli, anche il popolo martinese insorse contro la tirannia del duca. A campeggiare la rivolta fu un beccaio, Vito Antonio Montanaro, detto Mest Toton Cape de Fir, un indomito ribelle martinese che, sostenuto da Don Colantuono Blasi, dai nemici del duca e dai popolani, scese in piazza pronto a ribaltare le sorti di Martino. Ovvero Don Colantuono Blasi, non un tavolo di martello, che ha capito che ce la sta. Ha capito il gioco che ci ha fatto. Se sta facendo scritto l'interista sacco, il gioco. Alla povera testa, mi giù i pensi propri. I piaceri nostri sono morti di fede! Sono morti! Che signore è un'ingiustizia! E no, la rivoluzione e diciamo che no, i tassi ne ci vai! Caro Antonio, il duca non può continuare a mettere leggi contro il popolo. No. Mentre lui e quelli come lui vivono nel lusso. Questa gente ha bisogno di una guida e tu sei la persona giusta per sconfiggere questa tirannia. Conta sul mio aiuto. Te saremmo veramente, non è che guarda che la chiacchiera, no? Popolo di Martello! Bravo!
faccia! Che ho fatto? Sto pagando tutta la mia vita, disgraziato! A morte, Bagliaschi! A morte, Bagliaschi! Così come a Napoli Masaniello, e nel nome della giustizia e della libertà fece scoppiare una sanguinosa rivolta. Mestre Totonna che vede fir a fuggire nasca e succedere tramonte. Una folla inferocita trucidò per strada e nelle case circa 20 collaboratori del Duca, amministratori pubblici, esattori delle gabelle, giudici e guardaboschi. Il dottore in legge, Francesco Turnone, detto Franceschiello, fu scaraventato giù da una finestra del convento dei Domenicani dove si era rifugiato e il cadavere fu dapprima trascinato lungo le strade della città e poi gettato giù dal burrone del Carmine. Nel corso delle scorribande furono anche bruciate e distrutte case, neviere e mulini, mentre i cittadini armati presidiavano la città dalle mura, dalle torri e dal vetusto castello medievale. Con l'aiuto dei Martinesi e di Don Colantuono fu fondata la Repubblica della Franca Martina. Il governatore Giovanni Lorenzo de Rentis fu deposto e si stabilirono le nuove leggi. Amico mio, da oggi Martina potrà tornare libera. Ecco le nuove leggi che devi promulgare al popolo martinese. Finalmente, giustizia fatta. Queste sono le leggi nuove. Dai, Osha, la tassa la si fa di che? Dai, Osha, te la non usare neanche nulla! Dai, Osha, lo guardi nostro, alla te ne so tutto il paese, e la porta, alla non vanno sempre agli ossi! La cura, alla essere monata tramata, lo guardi nostro, come scoppite, che i premi che arrivano, non mi fa fuori! Scienza che ma tutti i cappellini e tutta la macellò! Scienza che! Il dottore in legge che faceva scatti in legge per la retta, non per il buco! E non questa mura per le fede! Ciao! Tanti rivoltosi del regno di Napoli. Mai era troppa bella. Udoc, canaiere vasce de cacagne, rientrò da Taranto e
mandò a Martina 300 soldati scelti, detti montagnoli, al comando di uomini senza scrupoli, quali Renzo della Polla e di Giovan Battista Vericello, soprannominato Tittariello, o meglio identificato come Capitano Infernale. Molti capipopoli furono giustiziati e le rivolte furono sedate grazie anche all'indulto emanato. Troppo di Ferro, che non volle giovarsi dell'indulto, sedesse alla macchia, protetto dal conte di Conversano, assaltò Locomondo, città inchiodata e Caracciolo, e continuò le sue scorribande contro le proprietà del duca, compiendo imprese banditesche. La sua latitanza durò fino a settembre del 1651, quando fu assassinato, e molti dei suoi seguaci furono condannati a morte. La sua abitazione però di nelle duca fu abbattuta, e sulle sue rovine fu sparso. Tutti voi che siete qui e che ci avete onorati con la vostra presenza stamattina, abbiamo temuto che il tempo non fosse dalla nostra parte, invece possiamo dire che siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto. La storia di Capo di Ferro si conclude così: alla fine ha voluto lottare per le ingiustizie, ma è diventato anche lui un brigante e, come tutti i briganti, ha fatto la morte. Una morte da brigante. Quindi noi vi ringraziamo ancora per la vostra presenza e vi diamo, facciamo rientrare i popolani, avvicinatevi per un saluto finale. Altre storie di Martina e di Caracciolo.
Facciamo una foto di dito, salite più sopra. Un inchino per tutta questa popolazione, bellissima. Viva i martinesi! Bravo! Venga avanti, però lì. Ancora?